Non ci può essere un illusionista che oggi tira fuori dal cappello delle cose che non sono realizzabili. Non si può. Io penso che, oltre al voto di scambio politico-elettorale mafioso, debba essere punito il voto di scambio elettorale con le illusioni della gente, sfruttando la disperazione della gente. E quella disperazione che ti porta a credere in quello che ti promettono. Oggi nemmeno i mafiosi si fidano più delle promesse della politica.